24 convocati fuori dall'elenco, il solo vacca, oltre a lungo degente Marsupio per il quale la stagione è terminata anticipatamente già da qualche settimana. Possibile mini turnover e voglia immensa di riscattare immediatamente la caduta di Crotone. Ed è proprio lo spirito di rivalsa che anima le ore di vigilia della sfida di stasera contro il Benevento in cui il Foggia cerca punti preziosissimi per rimanere agganciato ai primissimi vagoni del convoglio del Girone C. Allo Zaccheria, dove sono attesi oltre 6.000 spettatori, la squadra di Cudini dovrà ricorrere agli straordinari per provare a superare un avversario che dopo la falsa partenza non ha più sbagliato un colpo. C'è grande attesa in città per una gara che manca da quasi 5 anni e che stuzza la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. D'altronde è il classico test che può raccontare tanto sulle prossime ambizioni di Garattoni e compagni, che proveranno a fare leva proprio sul calore del proprio pubblico per cercare di battere i sanniti. Si gioca alle 20.45. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Galipo della sezione di Firenze. Piccola curiosità, fu il quarto ufficiale nella finale di andata dei playoff allo Zaccheria contro il Lecco. Gallipò sarà coadiuvato dalle assistenti Piazzini di Prato e Zanellati di Seregno e dal quarto uomo Vergaro di Bari.